Vittoria maturata al termine di una partita veramente bella da vedere e che sicuramente consegna anche a Montecatini altri due punti e altra sicurezza per continuare questa lotta per i playoff. Sì, noi sapevamo di venire a Firenze e per giocare una partita molto intensa, molto, molto dura, e sapevamo che ce la saremmo giocata fino all'ultimo secondo. È stato così. I risultati di Pino Dragons, gli ultimi risultati lo dimostrano, soprattutto su questo campo erano cadute squadre anche più importanti di noi. Per noi questi due punti sono importanti, come hai detto te, per continuare a sperare, a macinare strada per il nostro sogno playoff. Ecco, sogno che pian piano si fa sempre più materiale, perché avendo battuto Omegna, avendo battuto Moncalieri, uno scalpo ancora anche esterno, ecco, c'è sempre anche maggiore, un arrivo è sempre più vicino per Montecatini. Sì, è vero anche che la classifica è sempre cortissima. Ora io parlo guardando la classifica prima di questa partita, eravamo a due punti dal terzo posto, eravamo due punti dal nono posto, quindi due punti in trasferta, soprattutto in questo girone, in questo campionato che in trasferta è veramente difficile, vincere su tutti i campi sono due punti guadagnati, veramente sono due punti d'oro.